Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Come va? Come state? Martedì, continuiamo con la costruzione del nostro Colosseo. Ah, mamma le ciance, partiamo subito. Eccoci qua, accendo la luce. E luce fu. Cazzo, era rimasta accesa da ieri, ma passa. Ah, spero non si scarichi in fretta. Va bene. Ciao Leon, ben arrivato. Dunque, siamo arrivati. Porca miseria, ce ne manca ancora un po'. Dobbiamo aprire il bustino numero 25. Fa niente, gatto. Fa niente. E andiamo. Bustini, bustini. Ciao Welly, ciao a tutti quelli che, ciao Babbo, ciao Beve. Aspettate che gli mando un vocale, sennò questo continua a mandarmi cose. Fa niente, tranquillo, guarda. Decido tipo 10 minuti prima della fine della tua live in base a come sono stanco, per cui non ti preoccupare. Ciao, buona cosa che stai facendo. Che ovviamente sta facendo. Ok. Qui è rimasto un pezzo. Non mi è arrivata la notifica, ma ho provato a vedere lo stesso succede. Guarda, sono partito 10 minuti fa con il pre-live, ma la live è partita adesso in pratica. Comunque, ciao, ciao Crisma. Oh, io, meglio pochi ma buoni, infatti, infatti, che poi i 500 fanno bordello, esatto. Soprattutto i 500-600 che seguono Sea of Thieves, che lasciamo stare. Allora, ciao, nome obbligatorio. Che bello vedere la notifica della tua live. Oh, grazie. Ciao Zais. Allora, ieri abbiamo fatto queste cose qui. Abbiamo fatto queste due. O meglio, abbiamo fatto questa. E mi piace tantissimo per ora. Ehi, ma sono uno di quei 600. Dunque, dicevo, mi piace tantissimo che l'esterno è uniforme, nel senso è uguale a 2 a 2, uno con le colonne, uno senza, uno con le colonne, il prossimo sarà senza, normale, mentre all'interno gli sparti inferiori sono più o meno uguali, anche questi a 2 a 2, ma qua sopra è tutto diverso, come vedete, e mi piace un sacco che sia molto molto diverso l'uno dall'altro. Niente, questa è una digressione. Come va? Ah, abbastanza bene, eh. Anche stasera Sea of Thieves, sì. Non c'ero, avevo impegni. Meglio. Non per chi partecipava alla live, ma sapete che a me Sea of Thieves proprio. E ho fatto un gesto che voi non avete visto, però lo potete intuire. Non ce la faccio con quel gioco. In generale con tutti i giochi online, quello diciamo in particolare. Come il Colosseo vero, esatto. Ah, ma non ho messo la musica. Continuiamo con la musica di ieri sera. Credo. Dove l'ho messa? Ditemi se la sentite bene, se è troppo alto. Ti ha risposto il tipo no, no, purtroppo no. E dato quanto ci ha messo a rispondere l'ultima volta, cioè fammi controllare. Dicevo, dato quanto ci ha messo l'ultima volta a rispondermi, io non mi aspetto una risposta prima di una settimana minimo.
poi deve controllare com'è il mio canale, quanto faccio, eccetera, eccetera, fare una quotazione, quindi i tempi si allungheranno sicuramente. Quindi di nuovo discorsi bellissimi come ieri sera per convincere il tipo delle musiche a concederti da poco, esatto. Esatto. Ma non credo che capisca l'italiano, per cui. E se per caso attivo i sottotitoli automatici per capire che cosa stiamo dicendo, possiamo dire cacapupù pipì, così i sottotitoli vanno a puttane e non capisce niente. A posto così. Intanto, tutti quelli che riscatta Michael. Perfetto. Quale tragedia dell'umanità tiriamo fuori oggi? Allora, prima di tirare fuori tragedie, che non è, volevo discutere con voi di un paio di news che mi sono venute sott'occhio oggi. Allora, noi domenica sera abbiamo fatto una live sul Sega Dreamcast. Ok? Abbiamo visto alcuni giochi, uno dei quali è un capolavoro, però vabbè, lo riprenderemo. Oggi, proprio oggi, è stato rilasciato il prototipo di un vecchio gioco, ormai abbandonato ovviamente, ovvero Castlevania Resurrection. È stato rilasciato in formato ISO masterizzabile, l'ho scaricato, l'ho masterizzato e direi che lo possiamo anche provare insieme in live, magari già sabato, che ne dite? Dato che ho tanti giochi che avevo preparato e non abbiamo visto, magari possiamo rifare di nuovo il Dreamcast sabato. Se per capolavoro intendi Mare Uomo, no! Ma dai, povero. Capolavoro intendi il gioco The Kiss che ti ha fatto cadere la connessione. Esatto. No, intendevo proprio Seaman, perché inquietante quanto volete, perché lo è, non si può dire niente. Però è in un qualche modo geniale, secondo me. Lasciamo perdere l'aspetto visivo per un attimo. Il fatto di avere un acquario, gestirlo con creature dentro che si evolvono, hanno il loro ciclo vitale, quindi mangiano, muoiono, eccetera, eccetera, e in più poterci parlare e loro ti rispondono. Non è roba da poco, ecco. Non è roba da poco. Poi visivamente è un incubo. E quello siamo d'accordo tutti, assolutamente. Cioè, voi ci siete rimasti male a vedere quella cosa. Non dico di cosa si tratta per chi magari non ha visto la live e incuriosito se la vuole recuperare. Voi ci siete rimasti male, ma pensate a me che mi aspettavo qualcosa e la prima cosa che vedo è stata quella. Cosa pensate che abbia fatto? La prima cosa che ho pensato è stata: cazzo, questa la devo far vedere in live. Capite? Per condividere con voi questi sentimenti contrastanti che il gioco mi ha procurato. Carina sta canzone. Stai descrivendo un incubo, più o meno. E non hai visto Seaman 2? No, non l'ho visto. Dovrei cercare un qualche gameplay e vedere se magari qualcuno che l'ha tradotto, perché il fatto che sia solo in giapponese mi rode tantissimo. Ma veramente tanto. Perché ci vuoi male? È così, Gabriel? Vuoi far avere gli incubi a tutti? No. No, è solo una cosa molto, molto particolare. Ci tengo a condividere cose particolari, come Guitar Man sulla PlayStation 2. Ve lo ricordate che capolavoro era? Era una cosa molto particolare.
Non è certo un gioco per tutti, Guitar Man, però è fantastico. Oops. Poi Simen 2 deve essere molto peggio. Già il joypad è peculiare. Però, a parte quello, vi ho dato un po' di info sul Dreamcast che penso possa essere apprezzato da chiunque. Purtroppo è stato gestito male come nascita, come vita, ma anche prima della sua nascita già è nato storto, tra virgolette, purtroppo. Guitar Man era stupendo, esatto, però era molto particolare. Cosa manca qui? Manca qualcosa. Ah, ecco cosa manca. Qui non ho messo i due pirulli. Quindi pirullo 1 e pirullo 2. Ah, tra l'altro, per quanto riguarda Castlevania, l'ho già masterizzato. No, non riuscite a vederlo, non riuscite a vederlo. Adesso riuscite a vederlo. Per cui c'è. La notizia che sul Commodore 64 si può minare Bitcoin sta continuando a girare e ogni 2 giorni qualcuno mi dice: "Oh, hai visto che?" Sì, ho visto che. E va bene. Ma rimanendo in tema Commodore 64, tra oggi e domani io comunque mi immagino queste che hanno fatto il gioco, che si riuniscono e dicono: "Perfetto, facciamo questo gioco in cui permettiamo al giocatore di parlare e interagire con questa creatura acquatica, ma con la faccia da uomo." Esatto. Dicevo, Commodore 64, tra oggi e domani esce un gioco VR che è praticamente un emulatore del Commodore 64, ma VR, nel senso che tu hai la tua stanza arredata anni 80, quindi luce al neon, quindi poster dei film anni 80, dei gruppi musicali, una mensola con modellini di Star Wars, dei Transformer, cos'era quell'altro, Battlestar Galactica, eccetera eccetera, e hai un Commodore 64 virtuale dove prendi i dischi, li inserisci nel lettore, digiti i comandi e potrai aver convinto qualcuno col visore a portarlo in live. Sto facendo l'occhiolino, ma non mi vedete. Ciao Laura, ben arrivato. Parli di Karim, vero? Esatto, esattamente quell'occhiolino lì. Poi vedremo con che modalità, poi vedremo se la cosa va in porto, perché dato che
questa persona non conosce il Commodore 64, non sa come utilizzarlo, nel senso sa cos'è, ma non sa come inserire i dischi, come vengono riconosciuti, quali comandi digitali, eccetera, eccetera. Mi servirebbe qualcuno in live che facesse da tutore e quindi per cui stay tuned che magari esce qualcosa di bello. Poi, altra news relativa al mondo Commodore 64. Noi stiamo facendo più o meno mensilmente. Chi è questo tutor? Che Nobit. Dicevo, noi stiamo facendo più o meno mensilmente. Stiamo sfogliando virtualmente i numeri di Zap, ovvero la rivista del Commodore 64, storica italiana. Zap è la versione italiana di una rivista inglese che si chiamava Zap 64, che è uscita tipo un anno e mezzo prima in Inghilterra, poi lo stesso format è arrivato da noi con un nome semplificato perché non era riferito solo al Commodore 64, ma anche ad altre piattaforme. Anche se quella principale era quella. Comunque, Zap 64, la rivista originale, da qualche tempo ha ricominciato a uscire a cadenza regolare, ma insomma più voluminosa, ecco. E ha anche una sezione per i punteggi migliori dei giochi. Ok. E sui social sta reclutando un po' di persone che rimpinguino questa sezione degli high score. E a quanto pare finora nessuno ancora inviato uno score, un punteggio di Impossible Mission. Quindi io gli ho chiesto: ma non è che se te lo invio tu lo pubblico? E lui mi ha detto: cazzo sì. E quindi gli manderò il mio high score e sul prossimo numero della rivista ci sarà il mio nome con il mio high score, che non è poco. Questo è poco. Se da bambino avessi immaginato che sarei comparso come highscorer su quella rivista, mi sarebbe esploso il cervello. Poi, tra virgolette, ho aspettato tipo 35 anni perché volevo vincere facile. Non c'è nessuno che sta mandando gli highscore di Impossible Mission, ovviamente. Però, comunque, è una piccola grande soddisfazione. Come non me gli hai dato a... Bella. Non me l'aspettavo. Buonasera John Dorian, come andiamo?
devo chiedervi scusa se non sto facendo molti post, anzi non sto facendo proprio post sul canale Telegram. Però da una parte sono piuttosto impegnato, dall'altra se c'è qualcosa di questo tenore di news da discutere, dato che sto facendo live serali, preferisco discuterle in live piuttosto che scrivere un post di news. Ecco. Giornata pesante al lavoro, ma bene, tu? È più o meno uguale, dai. Stanchino, ma non troppo. Meno stanco di ieri, ecco. Comunque, guarda, Gabriele, stiamo facendo un record. Stasera è il mio terzo cacca consecutivo che ti perdi. Mi spiace, Leon. È che durante le live di Sea of Thieves ho saltato una pagina. Dicevo, durante le live di Sea of Thieves mi è difficile guardare la chat, soprattutto dato che c'è il continuo spam di io ho riscattato, ho riscattato, ho riscattato, ho riscattato. È molto difficile starci dietro. Quindi ti chiedo scusa. Domani appena ti vedo ti cacco 3 volte. Che è una frase che spero che non senta 8-Bit Universe. Buonasera, come stai? Sto bene, dai. Stanchino, ma non troppo. No, è giusto. Avevamo detto di riempire il live di Kakapopu per mandare in palla i sottotitoli automatici, giusto? Questo un attimo da parte. Questo è nuovo. Infatti ora dovrei fare i cacca in live. Cacca pezzo grigio mancante, esatto. Poi io non mi ricordo se ve l'ho detto, mi sembra di sì. Ho guardato sul sito e il procedimento per richiedere un pezzo sostitutivo mancante è veramente semplice, per cui diciamo che sto tranquillo. Vediamo se ce ne sono altre mancanti, spero di no, però se capita, perché può capitare, sono abbastanza tranquillo che la procedura è semplice. Perché non cacca metro C? Ormai puoi rifarlo tu ex novo il progetto del Colosseo. Esagerato. Ma alla fine non l'hai più trovato quel pezzo, no. No, purtroppo no. Non l'avevo ancora citata oggi, no, infatti. Grazie, Babu, grazie. Penso
Colleghiamo. Anche questo diverso, molto bene, molto bello. Ora mettiamo qui. Qui. E due di questi. Ok. E lo colleghiamo. Carino. Mentre qui in mezzo così. Oh, che bello che viene tutto liscio qua sopra. E un triangolino che avanza. Nice. Nice. Che bellino, che bellino. Sono contento. Però mi ha fatto strano veramente che ieri l'abbiamo finito e sono avanzati tanti pezzi. Non è che è mancato qualcosa qua sopra. No, lì c'è tutto. Qui c'è tutto. Boh, va bene. Marti Besa, buonasera. Devo farti una confessione, il pezzo l'ho rubato io. Allora, sei fortunata che so che stai scherzando. Passiamo al prossimo sacchettino. No, me lo fai mettere lì così? Sacchettino numero 26. Mi ricordo che questo scatolo finisce al numero 29. Per cui mi sa che ci saranno altre live. Io tendo a farle tutte a inizio settimana perché poi verso fine settimana sono troppo stanco per arrivare a orari un po' più tardivi, quindi magari tiriamo un pochettino di più oggi. Il nostro UFO è così cresciuto. Mi commuovo. Wow.
go. Questo sì che è questo. Come fai a ricordarti in quale punto ti manca un pezzo? Te lo sei segnato? No, beh, è piuttosto visibile. È in alto, in cima, per cui si vede. Ricordiamo, è uno di questi pezzi che manca. Quindi ti manca solo un libricino per finirlo. Una volta finito questo, sì. Ma qui manca ancora un po' per finirlo. Che pezzo bizzarro, sì. Al limite fai finta che in realtà un pezzo di rovina in più che si è staccato. E vediamo se sarà un pezzo essenziale per continuare la costruzione oppure no. Non credo. Pare che non mi abbiate detto se la musica va bene, però dato che non vi state lamentando, direi che può andare bene. Per finire il libro che hai ora, mancano 90 pagine dalle istruzioni che sto vedendo. Allora, sono a pagina 161 e finisce a pagina 247, sì, più o meno. Ciao Ricky. Penicotter e Rosa Shocking, come vuoi, come li preferisci. Non discrimino per i tuoi gusti. Come stai, Ricky? Sei contento di essere tornato con una connessione? E soprattutto, sei pronto a fare il culo a gatto domani? Qua. Io venerdì ho costruito la 500. Ogni tanto mi sono avanzati dei pezzi davvero troppo grandi, infatti me li ero dimenticati. E via di smontaggio per rimetterli. Capita. E io avevo detto che andava bene. Grazie a tutti quelli che, scusami. O non ti ho letto o mi sono dimenticato di averti letto, il che è più probabile. Guarda, almeno non sto a fissare il muro o a spaccare la batteria del telefono, quindi sì. Ma soprattutto sono contento di tornare a vedere voi. Sì. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, Rikishimaru è quel grandissimo artista che ha fatto le emote del canale. E non solo, anche l'immagine di quando sono offline è sua. Neanche le mutande che sto indossando sono sue. No, non è vero questo, però era bello dirlo.
ecco dove erano finite. Mi sono rimaste addosso quando abbiamo fatto quei cosi insieme. Bravi, bravi. Esattamente quelle emote. Che sono le emote più belle su tutta Twitch. Non perché le ha fatte Ricky, non perché c'è Starscream, ma perché sono mie. E il mio commento non è per niente di parte. Signore, io devo salutare. Ogni tanto verrò a controllare lo stato del volo. Buon montaggio, buonanotte. Buonanotte a te, Martibesa, grazie per essere passata. La mia lingua si arrota su se stessa, e questo è un chiaro segno della stanchezza che comincia a farsi sentire. Quindi immagino che finiremo questa busta e ci saluteremo. Dipende. Che poi ce n'è anche un'altra di emote. Sì. Che è questa qua. Che l'ho messa per il tier 2. Tra un po' rifarò il cambio. Musica a metà tra l'epico e il triste. Prova a dire riaggomitolamento. Riaggomita un melodio. Riaggomitolamento. Riaggomitolamento. È facile. Livello 2, riappallottolamelo. Livello 3, farcisitela. Giusto che questo è uno di quelli con le colonnine. Livello 3. No. Ippopotami tu. Dopo 5 giorni di SOT serve il livello 3? No. Sono esausto. Sono mentalmente esausto dopo 5 giorni di SOT. Paura degli ippopotami con sei piedi.
No, se non ricordo male, è la curiosa paura delle parole troppo lunghe. E chi gli ha messo il nome è sia un genio che un gran bastardo. Perché se tu hai paura delle parole troppo lunghe, quella parola lì non la pronunci, chiaramente. Sappi che l'ho cercata su Google e ho riso per l'ironia della parola. Esatto. Siamo tutti provati da questa 5 giorni di software. Siete incastrassi, sarebbe giusto. Molto bene, molto bene. Tu non apprezzi il genio di chi ha scelto di usare proprio quella parola. Io invece gli farò una statua di 30 metri in bronzo dorato davanti all'ingresso di casa. Mettiamola così. Se tu hai un problema, per descrivere quel problema, non vuoi un qualcosa che faccia parte del problema. Nel senso, se tu soffrissi di vertigini, non è che per dire soffro di vertigini devi salire a 5, su una scala di 5 metri e dire io qua ho paura. No, non va bene. Comunque la statua di bronzo dorato di 30 metri era riferita al Colosseo, giusto? È un ottimo modo per affrontare la paura. È un metodo brutale. Non sono sicuro. Gabriele, affronta le tue paure. Metti a metro 15. Nella psicologia cognitivo-comportamentale, in alcuni casi si usa. Metterla a metro 15 nel Colosseo? Come credi? È un modo un po' strano, però vabbè, se funziona. Mettete pure quante metro ci volete vicino al Colosseo. Piri 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 piri. Che bravi che ne sono usato l'icona del microfono di Karim. Vi apprezzo. Gabriel, sono dal telefono, perdona il mio ritardo in chat. Tranquillo.
Che strano, questo è di colore chiaro. Va bene. Ho avuto un'idea per i cubi. A 10.000 si riscatta la possibilità di parlare della metro C di Roma. Lo fate già gratis, guarda. Oppure potrei metterla e potrei bannare chi parla senza spendere i 10.000 cubi. È una bella idea. Grazie per avermela data, Super Babbo. Farò così. Metterò metro C tra le parole vietate e ban a chi ne parla senza pagare i 10.000 cubi. Dai. Giusto, in chat si spamma le emote, esatto. Buonasera Chiara. Davvero ti metteresti a bannare chi ne parla? Non mi tentare. Beh, bannare magari no, però qualche chicco così. Sì. Non ha detto niente della metro B, parliamo della metro B. Vero anche questo. Buonasera, vedo che il suo anfiteatro Flavio prende forma. Sì. E ne sono molto molto felice. Però possiamo parlare della metro che viene subito dopo la metro B e subito prima della metro D. Mi sfugge qualcosa. Ho cannato qualcosa. Cannato qualcosa. Ancora parlando di quella cosa lì, io vado avanti. Non è che torno a parlare di Simen, eh?
avviso. Che dovevo andare a Roma come viaggio di laurea, ma col Covid è saltato tutto. Mi spiace. Beh, almeno non hai problemi con i mezzi di trasporto non finiti. Mi sto perdendo un po' troppe istruzioni, in effetti. È esatto quello che dice tutti quelli che è. A proposito di città strane, avete sentito di quei quel bar a Corigliano Rossano in Calabria, dove i carabinieri sono arrivati, l'hanno trovato aperto, dove non poteva essere aperto, poteva fare solo da sport, invece c'era gente al banco e hanno multato tutti. E tra i multati ci sono anche dei poliziotti. Carabinieri che multano i poliziotti per assembramento. Cosa curiosa è che quello è il paese dei miei nonni. Ho una miriade di parenti in quel paese lì. E fino a qualche anno fa avevo anche una casa lì. Un po' riderei a un ban collettivo. Quasi quasi ti faccio ridere. Abito tutti in città con la metro? No. Sono in provincia di Milano. Provincia provincia. Non c'è la metro. C'è il treno che va sotto anche, per cui più o meno però. Dove sto io? Mi hanno quello che abbiano completato il treno. I tuoi nonni erano al bar, esatto. Esatto, erano al bar a far festa. Se non fossero tutti morti. Specie che cioè, abbiamo messo questa playlist dalla live scorsa e ancora non è passata una canzone che conosco o che riesco ad associare a qualche gioco, magari le conosco anche, però a Verona non possono costruire la metro. Pensare che punto a lavorare nella mobilità elettrica, dovrò invitare i miei amici. E in realtà sto in provincia di Roma e non abbiamo la metro, devo confessare. Va bene.
Stiamo ancora parlando di metro. Perché? Parliamo di cibo. Casa mia è circondata dai campi, è la prima fermata del bus è un chilometro, però abito in una città troppo piccola, anche solo per pensare a una mesa. Chi lo dice? Una cosa figa, singola della provincia di Milano è che hanno fatto questa sorta di accordo per cui tu compri un biglietto che ti vale per un tot di tempo e in quel tot di tempo puoi prendere i mezzi quante volte vuoi, treno, metro, pullman, anche scambiare i mezzi. Questo devo dire che è stata una mossa piuttosto fica che hanno introdotto. Poi ovviamente questa cosa è partita quasi 2 anni fa, a luglio del 2019, quindi sono quasi 2 anni, e ancora adesso ci sono dei controllori che fermano la gente e dicono: oh, no, questo biglietto vale solo per il pullman, questo è per la metro, questo. E non sanno un cazzo. E poi i clienti tornano da me e si lamentano. Parliamo di cibo. Tornare a parlare di rapina. Qual è il tuo cibo preferito? Il mio cibo preferito. Credo sia la pizza. Credo. Non per qualsiasi altro cibo, per quanto mi piaccia, mi capita di mangiarlo magari 2 volte, 3 di fila e dire no, basta. La pizza non mi è mai capitato di dire no, basta. Per cui credo sia la pizza. Parliamo di cibo. Ho provato le patatine San Carlo più gusto alla porchetta. Una cosa devastante da quanto sono buone. Sanno proprio di porchetta. Ok, dovrò provare. Alla porchetta, roba di intenditori, no, roba da ciccioni, però va bene. È il viaggio ovunque in Lombardia, vale per tutta la regione. No, è un'altra cosa. Il viaggio ovunque in Lombardia è un biglietto del treno che puoi fare e puoi viaggiare con il treno ovunque. Questa è una cosa per la provincia di Milano. Con un biglietto puoi prendere tutti i mezzi. Poi c'è anche la cosa integrata, per cui c'è anche il tutte e due insieme, però il viaggio ovunque è solo per il treno. Vedi che sei tu che parli di metro, certo. Perché mangio la pizza al metro. Io sono a dieta, però. Me l'assaggiano solo perché sanno i porchetta. Ok, io provo la stessa cosa con la pasta. Non mi viene da dire basta. Con qualsiasi pasta, cioè che sia ragù, che sia carbonara, che sia pesto, per te va bene. Ora andiamo nello specifico. Tipo di biscotti preferiti. Orca. Ce ne sono tanti che mi piacciono. Però penso che preferiti preferiti siano i crumiri.
sono belli duri, sono saporiti, sono croccanti. Credo quelli, sì. Però ecco, il dolce mi stanca in fretta. Non più un tipo che preferisce il salato, non che non impazzisca per i dolci, eh. Però il dolce lo considero una cosa da... Ti mangi quella cosa una volta che ti accarezza il palato, ti fa salire alle vette del piacere culinario, però che sia quella volta. Se lo mangi sempre, no, mi viene a noia. Macini tutta la vita. Io adoro i tortellini al burro. Ok. Gran cereale al cioccolato. Nutella biscuit. In questo periodo non posso farne a meno. E niente, stavo per dire cuor di mela, ma ora Gabriel mi ha ricordato dei crumini. E io ora mi sono ricordato delle paste di meliga, non so cosa siano. Non sottovalutare i nascondigli. Di base amo la pasta come cibo, mi piacciono un po' tutti i condimenti, tranne cose piccanti. Ah, ok. Io sarei disposto a uccidere per il tiramisù. Io impazzisco per le creme, tipo la chantilly, ma anche banale una ciotolina di crema pasticcera. No, ho sbagliato qualcosa qui. Sì, ho saltato un passaggio. Parlare di creme. Strago. Il dolce cremoso, sì, il dolce cremoso credo che sia la cosa che più mi soddisfa. Io non sono molto per i dolci, ma meglio così. Mia sorella è pasticcera e io diabetico. Meglio così allora, sì. Mi sono fregata da sola perché ora ho voglia di biscotti. Però sui dolci, appunto, posso anche trasgredire sul fatto che mi piacciono le cose con una certa consistenza. Nel senso, a me di solito dà fastidio quando c'è troppa diversità di consistenza nello stesso boccone. È per questo che, per dire, il carciofo non mi piace, o piuttosto che la cipolla, o insomma, quelle cose con una consistenza un po'. Però sul dolce posso tergiversare su questa cosa. Per esempio, il mochi. Il mochi ha una consistenza che, se non fosse dolce, mi farebbe schifo e ribrezzo, ma è dolce, per cui lo adoro. Saluto belli, buonanotte. Ciao Ricky. Ciao Ricky. Ho appena scoperto che le paste di Meliga sono tipiche neanche del Piemonte, ma proprio delle valli di Lanzo. La vallata più vicina a Torino. Mi spiace che non sappiate cosa vi state perdendo. Descrivi. Cosa sono? I cornetti con la crema chantilly sono incredibili. Comunque, tra dolce e salato, per me è salato tutta la vita. Diciamo che salato ne mangio una quintalata. Dolce, quella cosa particolare che però un po' come l'orgasmo. Ok. Ma tu fai sesso, ti piace fare sesso, che è il salato, ma l'orgasmo è il dolce. Ok? Ci sta come similitudine. Concordo, anche perché il salato alla lunga non ha l'acqua. Esatto. Pensa a fare sesso e avere un costante orgasmo. Che palle, dopo un po'. Che sfianco.
Che similitudini, hai visto? La cheesecake non è male, non è male. Se è fatta come si deve, non è affatto male. Mi stai chiedendo questa lunga, sì, ok. In Giappone mi sfondo sempre di mochi e poi sto male. Innanzitutto vaffanculo perché vai in Giappone. Maledetto. E no, vabbè, ti invidio. Ti invidio in maniera tranquilla. E capisco. Il mochi più buono che abbia mai mangiato l'ho mangiato quest'estate a Padova, in un ristorante cinese che mi ha candidamente detto che era surgelato, vaffanculo, però era buonissimo. Non mi hanno voluto dire dove l'hanno comprato e io sono tornato a casa con le pile nel sacco, per cui dovrò tornarci a rimangiare. Sono biscotti friabili fatti con farina di frumento, burro, zucchero, miele, uova e scorza di limone. Mia sorella vive a Tokyo. Ah, raccomandato! No, capisco. Questa la conosco. Wait, cos'è? 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 Di un gioco che non ho mai visto. Però la conosco. Perché? Non lo so. Grazie allo stregatto per il follow. Buonasera. Io vado fuori di testa per i Tim Tam, non conosco, sono dei biscotti al cioccolato australiani, sono qualcosa di incredibile. Ok, mi è venuto in mente i Grisby, quelli ai pieni, quelli mi piacciono parecchio. Sì, Grisby mi piacciono un botto. Come sono questi Tim Tam? Grisby al limone, ma anche al cioccolato, ma anche alla crema, ma anche qualsiasi. No, al caffè no. In effetti, i Grisby al caffè hanno quel sapore, come dire, troppo conservato, diciamo, che non mi fanno impazzire. Ok, poi giriamo qui 4 basso, sì. Questo invece no. Fanno mettere, no. Va bene, allora cominciamo a unire senza distruggere, per cosa devo fare? Finestrelle sotto e poi piazzarlo, maledetto.
Poi lo devo collegare con qualcosa lì. Qua. Questo. Così. Questo continua a staccarsi, non ti devi staccare. Ok. Una volta mentre stavamo andando a un evento con i ragazzi di Spada Laser ci siamo fermati a prendere 4 pacchi di Grisby al limone. Sono finiti in tempo record, immagino. Buonasera, Yubaba. Va abbastanza bene. Chino. Sono 2 biscotti coperti di cioccolato. La cosa figa è che se li mordi, sarà lì sopra e il sotto li puoi usare come cannuccia per bere il latte. Quindi sono cavi all'interno. Io la invidio per la sua infinita pazienza. Esagerato. Grazie, comunque, grazie. Che bello che è questo Colosseo, sì, veramente bello. La parte rotta quanto bella, sì. Veramente tanto. Allora, sono avanzati 3 pezzettini. Mettiamo insieme agli altri. Io sono indeciso se continuare oppure no. Sì, dai, continuiamo. Questo lo lascio qua. Lo attaccherò più tardi perché non ho le forze di portare qua. Il coso grosso e passiamo al sacchetto 27. Questo invece è 1942, ne sono quasi certo. Si vede Bomb Jack 2, no, non può essere Bomb Jack 2 questo. Vabbè. Non hai freddo in maglietta? Io sono col pigiama di paglia, madonna. No, ho abbastanza caldo. Sarà che sono un ciccione, per cui ho la temperatura corporea piuttosto alta. Però no, non ho freddo. Dopotutto ci sono, vediamo fuori quanti gradi ci sono. 14 gradi. Fuori in magliettina non ci starei, no. Però qui sono in una stanza al chiuso con un PC che va a palla, per cui un po' di calore c'è. E soprattutto non ho spifferi. Io con un gatto in casa non so se riuscirò mai a fare qualcosa di Lego senza che si distrugga. Immagino. Ho letto pigiama di pelle. Allora sono io che ho freddo, sai com'è? Sono un amico. Capisco. Guarda, io sono sempre stato un tipo freddoloso in vita mia, sempre avuto freddo. Poi ho messo su peso e improvvisamente il freddo non lo sento più di tanto. Diciamo che è l'unico vantaggio di avere peso.
Però spero che cambiando lavoro potrò fare degli orari un po' più umani e avere anche il tempo di rimettermi in forma. Ah, che non so se ve l'ho detto. Sì, ve l'ho detto, sì, che lunedì ho un colloquio, sì. Speriamo. Povero gatto che ha gli spifferi, già, già, poveraccio. Però dai, tra non molto cambierà casa, per cui. Io pure sono tanto freddolosa, ho anche io il pigiama di paglia. Però ecco, io sono uno di quelli che a cui piace stare al caldo, assolutamente. L'inverno di solito lo detesto, preferisco l'estate. Però per dire, preferisco tenere il piumone fino a giugno, per dire, e magari dormire in biancheria o cose del genere, o in magliettina, piuttosto che avere un piumone pesante e coprirmi poco. Non so, è una cosa mia, mi piace di più. Sentire la sensazione di caldo che trasmettono le coperte su. Mi piace di più. Su strano? Strano. Mi auguro una buona continuazione. Continuare a seguire lo sviluppo. Buonanotte. Buonanotte qui con. Fa troppo contrasto, scusami. Qui con Sam. Povero gatto. Dillo che dormi solo con due gocce di Chanel. No, però quale? Diciamo che i pantaloni li abbandono. Poi sono doppiamente strano. Mi piace dormire senza pantaloni, però i piedi devono essere la cosa più calda di tutto il mio corpo. Se i piedi non sono al caldissimo, no, non riesco a dormire. Infatti ho costantemente sui piedi un cuscino con sopra una coperta. E non trovo quel pezzo lì che mi serve. Ecco. Io preferisco sempre avere e portare uno strato più addosso e non rischiare mai di sentire freddo. Esatto, anch'io. Lo faccio anch'io perché poi la notte mi viene caldo. Di sopra 25 gradi muoio dal caldo. Anche io lo soffro il caldo, assolutamente, però preferisco avere caldo piuttosto che avere freddo. Sarà che ho una costituzione prona ad avere problemi più col freddo che col caldo. Per cui mi infastidisce molto di più se c'è freddo. Anzi, ancora peggio. Gli sbalzi di temperatura mi uccidono. In sto periodo, o meglio, settimana scorsa, che la mattina c'erano dai 2 ai 5 gradi e il pomeriggio si arrivava sopra i 20, mio Dio, era l'inferno. Preferisco da una parte che mattina ci siano 2 gradi, pomeriggio ce ne siano 7, per dire. Fa freddo, ok, però mi copro e sto coperto, è buona. Oppure che mattina 30 gradi, pomeriggio 35, crepo dal caldo, soffoco, ma almeno non c'è sbalzo.
Anche io devo avere i piedi caldi, ho comprato apposta lo scaldino elettrico. Sembra che crepita. No, no, no. Vado a dormire. Buonanotte, Ellie. Grazie per essere passata. È quel periodo in cui c'è caldo al sole e all'ombra muore il freddo. Esatto. La detesto sta cosa. Anche perché a me piglia subito lo stomaco e poi è affatto. Tu accetti i 30 gradi perché non hai la pressione bassa, vero? Capisco bene il problema, il doversi far piacere una certa temperatura per i propri problemi. Io però preferisco sentire freddo, il caldo non riesco a sopportarlo. Il vero problema è che non sai mai come vestirti, esatto. Se esci la mattina fa freddissimo, il pomeriggio muori caldo, esatto. Però ecco, ripeto, dato che a me il freddo porta problemi, preferisco avere caldo dopo e non avere freddo prima. Però capisco anche il contrario. Capisco meno le persone che dicono: ah, io il caldo lo detesto, amo il freddo. Ok, cosa fai al freddo? Mi copro. E allora non ami il freddo, cazzo. Però, ok. Gusti vostri. Io essendo molto magra, il freddo lo sento molto, capisco. La sensazione di caldo è sempre più sopportabile. Una volta ero magro anch'io. Così come una volta avevo i capelli, però. Ma il caldo incasina il metabolismo. Vabbè, però i felponi, fare le scie col vapore. Ah, volete. Ok. Cioccolata calda alla neve, sono cose bellissime. Le lucine, il buio pesto. Luci, sassi, Babbo Natale, sì. Se mi sento freddo posso coprirmi. No, 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 no,
non è vero, non è vero. Se sei fuori casa, col cazzo che puoi coprirti se fa freddo. Soprattutto se sei fuori casa e ti viene un qualcosa per il freddo, auguri. Tanti auguri. Col caldo sudi, è vero, ma sudano anche tutti quelli attorno a te. A dormire, buonanotte a tutti, grazie per
Grazie a te, non è obbligatorio per essere passato. Io adesso sia il caldo che il freddo. Per par condicio, ok. Sì, beh, è chiaro, le temperature estreme, estremamente caldo e estremamente freddo, danno fastidio, a prescindere. Questa non la leggo. C'è da dire che dipende pure da che parte d'Italia sei. Qui può far freddo, ma non è insopportabile. Fare il caldo è comodo perché uso gli stessi vestiti tutto. Vecchio, ho tirato fuori l'argomento tempo e noi lo stiamo parlando da minuti interi. Preferisco morire di freddo piuttosto che sudare e puzzare insieme agli altri, cosa che approvo solo durante i concerti. Mi mancano i musical. Non pensavo, ma mi manca andare a teatro a vedere i musical. Non è che ci andassi tanto prima della situazione attuale, eh? No, sono tipo 15 anni che non vado a vederlo, però mi è venuta voglia di andarci. Qui a Torino è caldo, umido, afoso e muori morissimi. Dai miei parenti a Orvieto invece c'è sempre un po' di venticello, anche il caldo lo sopporti. Sì, è vero, dipende anche da dove sei per sopportare le varie temperature. Leon, hai poi pensato a cosa vuoi farmi fare? Tra gioco e piattaforma. Sentire la musica dal vivo, che sia opera, che siano gli Acqua o un gozo metal. Dicevamo, visto che Cage ha già intenzione di farlo, vorrei tornare sulla prima console che ho avuto, il Mega Drive. Va benissimo. A breve, quindi, ci sarà una live a tema Mega Drive. Qualche
qualche gioco in particolare che vuoi vedere? Sentiamo ragazzi, queste restrizioni non dureranno per sempre, un po' di luce si vede in fondo al tunnel. Coraggio. Al cinema, ma sinceramente non mi manca il cinema. Non sono mai stato uno che ci andava, che frequenta il cinema. Tanto, tant'è che l'ultima volta che sono andato a vedere un film è stato Transformers 4. Non mi ricordo quanti anni fa era. Boh. Il 5 mi sono rifiutato di vederlo al cinema. Ho visto Rocky Horror, che bello Rocky Horror. Intendi a teatro il musical? Fantastico. Fantastico, l'ho visto 2 volte. Nell'estate 2020 me la sono rischiata e sono andata al cinema. Facevano un posto sì e due no e mascherine obbligatorie sempre, quindi comunque è abbastanza sicura la mia situazione. Non esistevo più senza cinema. Due che consumai all'epoca furono Bonanza Bros, grandioso, e Toe Jam e Earl, fantastico. Non so se li hai sotto mano. Un attimo solo. Bonanza Bros no, ma questo sì. Ok, andato. Quindi, sabato sera, come dicevamo, di nuovo live sul Dreamcast. Domenica live sul Mega Drive. Io preferisco il teatro, magari eventi culturali e cose del genere. Capisco, capisco. C'è stato un periodo che andavo a vedere musical ogni mese più o meno. Ho visto Air, molto carino.
visto Grease, Rocky Horror 2 volte. Ho visto Chicago, notevole. Se avesse per te va bene. Ah, assolutamente, tranquillo, Leo. Non farò un intero playthrough di Toy Jam perché, come sai, è un gioco molto, molto lungo e piuttosto ripetitivo. Un playthrough intero sarebbe un po' troppo, però lo faccio rivedere volentieri. Ho visto Evita. No, mi manca un... No. Nuovo decorazioni diverse, con questo abbiamo finito. Non ci dice di collegarlo, per cui sarà quello dall'altra parte. Però, beh, bene, bene. È avanzato un altro tonnellaio di pezzi che metteremo insieme a tutti gli altri. Ragazzuoni, direi che abbiamo tirato avanti abbastanza, ormai siamo agli sgoccioli, credo che un'altra oretta, oretta e mezza e lo finiamo. Vediamo se domani sono abbastanza in forma per farlo. Ok, abbastanza ripetitivo, da bambino lo amavo con tutto me stesso, capisco. No, è un bel gioco. Mio amico mi vuole trascinare nel mondo musical perché sua moglie non lo accompagna più. Capisco. Devo dire che uno tira l'altro. Musical. Ne vedi uno e poi sei curioso di vedere altri che magari conosci già, conosci perché magari tratti da film o da libri. E vuoi vedere come sono riusciti a trasportarlo in un teatro che non ha ovviamente tutta quella disposizione di luoghi, sceneggiature e cose del genere. È molto carina come cosa. Ragazzi, mezzanotte meno un quarto. Io direi che posso staccare tranquillamente. Vi ringrazio a tutti per avermi tenuto compagnia. Noi ci vediamo forse domani sera. Vi aggiorno come al solito sul mio canale Telegram. Una decina di minuti prima dell'orario. Ok? Buonanotte a tutti. Alla prossima.